Avanti tutta, altro coso sulle rapide? Mi sa di sì, sai? O forse corsa direttamente sopra l'uccello. Scoiattolo! Sì, corsa sull'uccello. Che come faccio poi a correre a quella velocità con un vecchio sicuramente della sua età e di un certo peso e un ragazzino palesemente un po' obesotto, è un miracolo. Usa la levetta per spostare Kevin, X per saltare e superare gli ostacoli, muovi la levetta analogica sinistra con Russell per mirare i cani minacciosi, premi X per accecarli. E scusami, come faccio a usare sia Russell che Kevin? Attenzione, Russell! Ah, devo cambiare, certo! No, ho capito! Però scusami, come faccio a guidare Kevin se devo... Ah, ma vai in automa... Ah, ma allora è facile! Allora è una cavolata, ma scusami! Vai via. Ma scusa, li acceco e non li ferma. Vedi! Non li acceca! Dio mio, che fastidio! Non so perché ho tirato quell'acuto incredibile. È stato inatteso anche per me. No, allora, aspetta. E se io muovo... Ok, allora. Occupiamoci di Kevin, allora. Tanto Russell, a quanto pare, riesce ad accecarli da solo. Non so perché ho tirato quell'acuto incredibile. È stato del tutto inatteso. Russell, mi raccomando. Se vedi un Bau, accecalo. No, non si fa. Non nella vita reale, mi raccomando, eh. Io pensavo che occuparci di Russell fosse la cosa più semplice, in realtà occuparci di Kevin è molto più easy. Poi mi sembra di aver capito che devi andare proprio contro gli ostacoli, cioè nel senso non fisicamente, devi andare proprio nella direzione degli ostacoli. Se vuoi evitare maggiormente i cani. Bravi, fermatevi pure. Ah, bene, pure i coccodrilli. No, sarebbe stato improbabile fare tutto con Russell. Cioè, è possibile, ma sarebbe stato molto peggio fare tutto con Russell. Meglio Kevin tutta la vita. No, no. Assolutamente. Dai, forza. Pensavo mi avrebbero inseguito anche sulla terraferma. Un po' ci ho sperato. Volevo vederli correre per tutto il tempo, i coccodrilli. Basta, finita? Stanno rinunciando. Tutto grazie a Kevin. No, tutto grazie a me, visto che comandare te era improbabile. Oddio, a sto giro. Allora, aspetta. Probabilmente qua o ha contato anche i fallimenti. O quando abbiamo sbattuto contro la roccia abbiamo perso, mi sembra improbabile, 30 secondi. Perché andare più veloce di come siamo andati non c'era modo, nel senso faceva tutto in automatico la velocità. Quindi secondo me ha contato anche gli errori che ho fatto. E questo penso sia l'unico livello fattibile a livello di tempistiche.